dice che è vero, possiamo provare. Però c'è il cartello, c'è un Allora, registrazione attivata, è il 18 maggio, sono le ore 10:41, dottoressa Lo Boccaro. Okay. Possiamo iniziare? Chiamando l'appello. Filippo, mi chiudete la porta. Armetta. Presente, buongiorno a tutti. Costantino. Presente. Usmano. Presente, buongiorno a tutti. Fiore. Presente. Galeotto. Presente, buongiorno a tutti. Gottuso. Presente, buongiorno. Megna. Megna. Senta un momento. Puma. Puma. Puma lo vedo collegato. Sandovalle. Presente, buongiorno. Puma presente, dottoressa, buongiorno. Okay, Puma presente. Cassisi. Presente, buongiorno a tutti. Chiamiamo di nuovo Megna, ma non la vedo nemmeno collegata. Megna anche se assente. Quindi Megna assente. 9 presenti. Allora, data la presenza del numero reale, nomino scrutatori consiglieri Scafidi, Galeotto e Sandovalli. Alcune comunicazioni? Ho reiterato l'invito. Dottoressa, io sono presente, non so. Sì, sì, va bene. Sì, sono presenti. C'ho problema d'auto. No, tranquillo, presente. Allora, ho reiterato un invito, ne sto facendo poi un altro, anzi due inviti. Quello relativo alla presenza dell'assessore Marino e del dottore Perniciaro di Reset, e l'altro, quindi per le date, quindi, 21-24 maggio alle 10:30, e l'altro invece, Giusto Catania 26-31, Giusto Catania vice sindaco per problematiche afferenti sia alle pedonizzazioni Mondello e in maniera correlata anche per tutta la materia attinente, bisogna correre, attinente il rilascio dei pass. Poi, oltre a queste comunicazioni, ieri, nella giornata di oggi, ho predisposto una nota all'indirizzo del vice sindaco e dell'assessore Marino, che vi leggo. In data 17 maggio, l'ultimo scorso, è richiesta chiarimenti per inteso. In data 17 maggio, ultimo scorso, durante i lavori d'aula, alcuni consiglieri hanno comunicato di aver rilevato in questi giorni la presenza di cittadini, verosimilmente percettori di reddito di cittadinanza, nella borgata Arenella Vergine Maria, impegnati in operazioni di diserbamento. Considerato che in passato interventi simili, e forse Vergine Maria no, giusto? Se qualcuno mi corregge, che eventualmente vada a modificare. No, Vergine Maria no, Presidente. Vergine Maria, quindi lo tolgo, ancora non l'ho inviata, lo tolgo. E quindi nella borgata Vergine Maria, impegnati in operazione di diserbamento. Considerato che in passato interventi simili si sono già verificati nel quartiere San Filippo Neri, si chiede di acquisire conoscenza se effettivamente queste persone, coinvolte in iniziative a servizio della comunità, rientrino tra quelle convocate a suo tempo dal servizio sociale del Comune di Palermo, o siano invece state inserite nei progetti di utili alla collettività da soggetti pubblici o privati no profit, o ancora abbiano aderito a iniziative di volontariato locale. Condividendo la realtà del volontariato, preme sottolineare che le prestazioni devono essere svolte sempre nel rispetto di tutte le misure volte a garantire la massima tutela della sicurezza, della salute, sia dei volontari che dei beneficiari. Si resta pertanto in attesa di cortese riscontro a fine di darne comunicazione in aula.
ripeto, l'ho indirizzata sia al vice sindaco che all'assessore Marino. Oltre a queste due comunicazioni, io non ho altre comunicazioni nel punto relativo alle stesse. Se c'era qualcuno che voleva intervenire sul punto delle comunicazioni, ha facoltà di farlo, altrimenti passo al punto successivo all'ordine del giorno. Presidente, posso? Prego, consigliere Cusimano. Presidente, colleghi, buongiorno a tutti. Non so se l'ha saputo, l'ingegnere Caliri dell'ufficio traffico e mobilità del Comune di Palermo andrà in pensione già da oggi, credo da domani in realtà. Quindi, conoscendo l'impegno che ha profuso in questi anni l'ingegnere Caliri, mi sembrerebbe opportuno predisporre una lettera di encomio nei suoi confronti da parte, insomma, di chi ne voglia partecipare. Il ringraziamento per il lavoro svolto in una carriera durata più di 30 anni per l'amministrazione comunale, considerando che ha sempre dimostrato grande impegno e dedizione per l'amministrazione comunale, e considerando che ha avuto sempre un comportamento di collaborazione con le istituzioni decentrate, con noi consiglieri, con il consiglio comunale, diciamo, con tutti gli organi politici che in tutti questi anni si sono susseguiti nella città di Palermo, senza guardare colore politico, ma soprattutto per il bene sempre per il bene della collettività. Se può predisporre, Presidente, una nota da inviare Sì. al sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'assessore alla mobilità, al dirigente e infine anche all'ingegnere Calini. Grazie. Grazie a lei, consigliere comunale, consigliere Cusimano. Mi associo a quanto detto da lei. Devo dire, l'ingegnere Calini mi aveva partecipato che sarebbe stata imminente la sua andata, diciamo, in congedo. Ne prendo invece coscienza e conoscenza quest'oggi e devo dire mi associo alle parole da lei spese nei confronti di un grande professionista. Devo rilevare che una perdita dal punto di vista lavorativo, professionale per il Comune di Palermo, una persona di cui lei ha citato ben definitivamente i connotati di un soggetto che si è distinto sia per senso di dovere, ma per spiccato anche senso di professionalità e di dedizione al lavoro. Un soggetto affidabile, un soggetto con cui è stato possibile interloquire, uno scambio di opinioni, in consultazioni, in pareri tecnici, che sono quelli che, insomma, sono più confortanti per noi rispetto a un territorio così vasto dove a volte ci troviamo costretti, nostro malgrado, ad intraprendere azioni che da un lato pervengono da monito da parte della collettività, ma dall'altro devono cozzare anche con risultati che necessitano di sopralluoghi, di consultazioni, di indagini, di analisi territoriali. E quindi ecco quel parere tecnico che poi è giunto da una bella equipe, perché l'Ufficio Mobilità e Traffico ha avuto dei soggetti ben rappresentativi. Voglio ricordare anche l'ingegnere Pilera, scomparso recentemente. Quindi ecco, mi associo a quanto detto da lei e quindi predisporrò una nota a fronte proprio di un ringraziamento esplicito all'ingegnere Calini, ma per conoscenza, diceva lei, di indirizzarla anche a chi ha un ruolo istituzionale, al primo cittadino e non solo, che insomma prendano atto di quelli che sono diciamo, come dire, le manifestazioni dirette che pervengono da un lato da lei consigliere, ma sulla base della quale presumo il consiglio si voglia associare nella sua interezza. Ci sono altri interventi al riguardo? Se non ci sono altri interventi al riguardo, dichiaro chiuso il punto relativo
alla discussione generale. Dottoressa, ci sono verbali sedute precedenti? Se sì, diamo corpo alla lettura del verbale, se no passiamo al punto successivo. Prego. No, passiamo al punto successivo, Presidente. Punto successivo. Allora, io darei adito oggi, anche per una questione di correttezza, scorrimento delle mozioni così incardinate come incardinate all'ordine del giorno. Non vorrei che qualcuno si sentisse, diciamo, penalizzato. E quindi iniziando magari dalle proposte di delibera. E allora, proposta di delibera. Giusto, proposta di delibera, la maggior parte, vabbè, dico, economia. Vabbè, andiamo avanti. Proposta di delibera numero 10, a firma del Presidente, avente per oggetto posizionamenti di cestini gettacarte in gara della resurrezione. Sì. Ok. La posso leggere? La può leggere, sì. Sono pronto pure io. Allora, la numero 10. Sì. Allora, premesso posizionamento dei cestini gettacarte in via della Resurrezione, villaggio Ruzzine. Premesso che la presenza di cestini gettacarte nel marciapiede serve da stimolo ai cittadini al rispetto dell'ambiente. Considerato che nel tratto di strada in questione insistono delle attività commerciali, ritenuto necessario pertanto posizionare le cestine gettacarte in modo da tenere il più possibile pulita la via, chiede al Consiglio della Settima Circoscrizione di deliberare la proposta di delibera affinché si impegnino gli organi competenti al fine del posizionamento di cestine gettacarte in viale della Resurrezione, villaggio Ruzzine. Palermo, 30 aprile. E firmato il Presidente il dottore Giuseppe Fiore. C'è poco da aggiungere ad una proposta che va verso una direzione che è quella di rendere più civile e alimentare quello spiccato senso civico in un territorio che di per sé oggi viene compromesso dalla numerose discariche che troviamo disseminate lungo tutto l'asse viario, che va dalla Trasferra Cavallo alla punta più estrema del nostro territorio, attraversando anche le zone interne. L'obiettivo è quello esplicito, la proposta lo recita in maniera, diciamo, come dire, così dettagliata, quello di incrementare, ecco, il posizionamento di cestini gettacarta per educare, per sensibilizzare, per, ecco, trovare e ottemperare a tutte quelle situazioni di accumulo di rifiuti che gravano nel nostro territorio e che molto spesso sono alla vista sia dei passanti, degli automobilisti, e che gravano di gran peso nei confronti di chi vive in determinati contesti territoriali. Quindi non ho altro da aggiungere in merito, sottopongo questa mozione a proposta di delibera al Consiglio, auspicando che possa essere condivisa e quindi votata. Se ci sono interventi al riguardo e qualcuno volesse intervenire, ha facoltà di farlo, se no dichiaro chiusa la discussione generale e sottopongo in votazione la proposta di delibera. Ok, dopo procediamo per appello nominale. Votazione per appello nominale. Allora, i discutatori sono presenti, vero? Sono tutti presenti, sì. Allora, sono le 10:55. Armetta. Favorevole. Costantino. Non ho sentito bene. Ha detto favorevole. Favorevole. Mi scuse. Cusimano. Favorevole. Fiore. Favorevole. Galioto. Favorevole. Gottuso. Gottuso. Favorevole. Megna. Assente, vero? Sì, ancora assente. Puma. Puma.
Favorevole. Sandovalle. Favorevole. Capite? Favorevole. Presidente, 9 presenti, 9 favorevoli. Il consiglio approva all'unanimità dei presenti. Io sono pronta per passare ad altro. E io pure. C'è la 12 che voglio verificare la proposta di delibera numero 12, sempre assunta all'ordine del giorno di maggio, di cui voglio verificare una determinata situazione, quindi mi riservo poi di estrapolarla per votarla. Occorrerà invece, secondo l'ordine, nella proposta di delibera numero 14, istituzione di una colonnina ricaricabile di apparecchi elettronici con energia solare in Piazza Mondello. Sì, allora, l'oggetto l'ha letto lei, preso atto che l'iniziativa in oggetto ha riscontrato in altre città un considerevole successo, considerato l'alto uso di smartphone, tablet e in generale di apparecchi elettronici nella vita quotidiana. Considerata l'alta presenza di cittadini e turisti nelle piazze descritte in oggetto, ritenuto vantaggioso il posizionamento di un totem fornito di un pannello solare che trasforma la luce in energia elettrica per ricaricare apparecchi elettronici a costo zero, chiede al Consiglio alla settima circoscrizione di deliberare la proposta di delibera affinché si impegnino gli organi competenti per l'istituzione di una colonnina per ricaricare apparecchi elettronici alimentata con energia solare in Piazza Mondello, Palermo 30 aprile 21, è firmato il presidente dottore Giuseppe Fiore. Ok, grazie dottoressa Lobocciaro. Questa proposta di delibera ha un intento specifico, che è quello, proprio come recita la stessa nell'oggetto, proprio di istituire una colonnina ricaricabile di apparecchi elettronici alimentata con energia solare in Piazza Mondello. E ho visto questo tipo di opera, diciamo, definiamola così, realizzata a Capo d'Orlando. Devo dire, un tipo di iniziativa, un tipo di diciamo lodevole, considerando anche l'alto successo nell'utilizzo di smartphone, di tablet da parte dei ragazzi, e quale migliore occasione, quindi di apparecchi elettronici in genere, e quale migliore occasione per fare di Mondello, ma c'è anche una mozione analoga presentata per Stracavallo, dico sdoppiata, giusto nella, diciamo, come dire, nell'acquisizione all'ordine del giorno, ma avente la stessa finalità, quale migliore occasione, ecco, di rendere tale posizionamento di tale centralina elettrica a costo zero, per inteso, utile nell'ottica di una riqualificazione prossima della piazza di Mondello, una volontà esplicita da parte del Consiglio di rendere appetibile l'utilizzo di tale centralina anche per i turisti e i cittadini che frequenteranno la borgata nell'ottica della diciamo auspicabile prossima pedonalizzazione che riguarderà l'intera piazza di Mondello. Quindi sottopongo in votazione tale proposta di delibera, convinto come sono che possa trovare riscontro e accoglimento da parte di un consiglio nella sua interezza. Se ci sente qualcuno che volesse intervenire, ha facoltà di farlo. Altrimenti dichiaro chiusa la discussione generale e sottopongo in votazione tale delibera per appello nominale. Prego, dottoressa Lobocchiaro. Armetta. Favorevole. Costantino. Costantino. Costantino, lo vedo collegato, ma favorevole. Prego, favorevole. Cusimano. Cusimano. Anche Cusimano è collegato. Favorevole, favorevole. Okay. Fiore. Favorevole.
Galioto. Favorevole. Ottuso. Favorevole. Legna. Ancora assente. Puma. Sì. Favorevole. Sandovalle. Favorevole. Scaffide. Favorevole. Presidente, 9 presenti, 9 favorevoli. Ok, il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. Io devo chiedere scusa, ma mi devo allontanare per sopraggiunti impegni istituzionali. Buona giornata e buon proseguimento di seduta. Buona giornata a tutti. Buongiorno. Allora, alle ore 11 e un minuto, il Presidente si allontana, lo sostituisce Vicepresidente. Vicepresidente? Sì, è uscito il Presidente. È uscito il Presidente. Vabbè, continuiamo i lavori d'aula. Allora, prima verifichiamo se sono presenti sempre gli scrutatori. Dottoressa, che io non so chi siano. Vediamo allora, di verificare. Invece a me serve una cosa. Chi è che si è allontanato, cioè Presidente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi eravate 9. Oltre al Presidente chi manca? Galioto, non lo vedo. Galioto. Allora, Galioto e il Presidente escono alle ore 11 e un minuto. Sì. Galioto esce alle ore 11 e 01 minuto. Quindi esce assieme al Presidente. Allora, gli scrutatori, Galioto era scrutatore, quindi lo dovrebbe sostituire. E gli altri due chi erano? Scaffide e Sandovalle, che vedo. Quindi lo sostituiamo con Cusimano. Galioto. Se non ci sono affermazioni, gli scrutatori vengono confermati. Procediamo, dottoressa. Scaffide può far accertare la sua presenza. Scaffini. Sì, presente. Sandovalle presente pure. Perfetto. Allora, cos'è che devo prendere? Andiamo avanti con l'ordine del giorno. Se non ci sono prelievi, nessuno in particolare chiede un prelievo, scordiamo allora. L'ordine. Eravamo alle delibere, la prossima alla delibera numero 14 eravamo. E quella successiva a firma di chi è? Aspetti che sto arrivando, un attimo. La 11, mamma mia. Un minuto... Controlli con calma. No, questa credo che era l'ultima. No, aspetta. Passiamo alle emozioni. Emozione. Allora, emozioni ne abbiamo due elenchi, c'è cioè quello supplitivo e quello originale, e non so quale prendere. Quello normale, non il suppletivo. Nel primo ce ne sono emozioni. Io non l'ho davanti, quindi non posso saperlo. Il primo, non il suppletivo. Rifacimento marciapiede nella via Mandarino e via dei Pescatori, nel quartiere di Sferacavallo, perché la prima era già stata approvata. E questa è la firma di Giovanni Galioto, che non c'è. Allora, scorriamo la 3. Siamo alla seconda mozione. Allora, la seconda è a firma sua, Presidente. A firma mia? A votatura Alberi, Piazza Rossi. Allora, chiedo il prelievo, votiamo il prelievo, dottoressa. Andiamo avanti. Allora, Armetta,
Assente. Assente. E Costantino? Favorevole. Quindi alle 11.05 è uscito anche Armetta. Poi Costantino favorevole. Cusimano? Favorevole. Fiore è assente. Galeotto assente. Gottuso? 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 Megna è assente. Puma? 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 Sandovalle? Sandovalle? Cassidi? Cassidi? Pronto, ma mi sentite? Pronto? Pronto, mi sentite? Sì, la sentiamo, dottoressa. Ah, siccome non mi risponde più nessuno. Scaffide. Allora, dottoressa, che non rispondono, verifichiamo il numero legale per appello nominale. Sì, allora, sono le ore 11:07. Armetta, assente. Costantino? Presente. Cusimano? Presente. Fiore? Assente. Galeotto? Assente. Gottuso? 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 Megna? Assente. Puma? Puma, andiamo avanti. Sandovalle? Sandovalle? Scaffide? Allora, io... Allora, sul prelievo abbiamo accertato l'assenza del numero legale. La seduta è chiusa. No, mi scusi, Presidente, con l'appello stiamo accertando la presenza. Lo so, dico, abbiamo chiamato l'appello sul prelievo della mozione e abbiamo riscontrato il numero legale. Caffini ha detto che è presente. Sandovalli assente, Puma assente e Gottuso assente. Anche se sono collegati, ma non rispondono. Va bene, vista l'assenza del numero legale, la seduta è chiusa. Sono le ore 11:09. Buona giornata. Buona giornata.